cosa pensa del nuovo calcio italiano, di questa nuova gestione di Mancini con i giovani? Beh, direi che è stato coraggioso, ha trovato dei centrocampisti, che sarebbe stato secondo me un problema per l'Italia. Ci sono dei centrocampisti di qualità, di buona qualità e anche di personalità. Mi piace Sensi perché, come è entrato in campo in una partita che l'Italia stava giocando molto male, ha preso subito in mano le redini del gioco, e questo dimostra personalità sapendo com'è pesante la maglia nazionale. Il problema dell'Italia sono i difensori e soprattutto in questo momento anche un attaccante. Non so se troverà qualche cosa per la strada. Ultima domanda un po' particolare. Cosa pensa di Cassano, se le manca oggi? Come calciatore ovviamente. Come calciatore era un giocatore che poteva dare tanto e che ha dato il 50%. Mi fa piacere vederti adesso in un altro ambito. Vedo che fai molto bene per televisione e quindi ti auguro, per il nuovo corso che stai facendo, ritornare nel calcio, perché c'è bisogno sempre di qualcuno che capisca di calcio, che sappia intuire dove ci sono i talenti e dove ci sono i giocatori. Forse si conosce meno la parte proprio intima, no? di Diego, cioè come lui riusciva a essere, a farsi amare dai suoi compagni, ed è quello che ho apprezzato di più in tutta la storia di Diego, che nonostante fosse il numero uno al mondo e il numero uno di tutti i tempi, non ha mai fatto pesare tutto ciò sui propri compagni, che inevitabilmente erano più scarsi, parliamoci chiaramente. Mi ha stupito la generosità che aveva in campo, lui mai un braccio alzato nei confronti di un compagno per sottolineare un suo errore, oppure era sempre a disposizione dei compagni per aiutarli, quindi questa dote dal più forte di tutti non te l'aspetti.